Benvenuti in questo nuovissimo video unboxing. Oggi siamo qui perché l'altra volta siamo arrivati a 50.000 mi piace e quindi avevamo detto che dovevamo comprare sia carte di Yu-Gi-Oh! Sia quello dei Pokémon. Al momento abbiamo comprato le carte di Yu-Gi-Oh! Sono due pacchetti prima edizione direttamente da Wish, davvero incredibili. E quindi oggi carte di Yu-Gi-Oh! Non me ne intendo assolutamente, però dovrebbero essere tarocche, almeno così mi avete detto. E tra l'altro, siccome io sono pieno di peluri, pieno di peli, l'hanno visto quelli di Manscaped, questo video è in collaborazione e mi è arrivato il kit di Manscaped direttamente a casa. Che cos'è Manscaped? Manscaped è il primo kit multifunzione di pulizia al mondo, che rende facile e sicuro la pulizia di tutti i peli, di qualunque tipo di peli si tratti, insomma. Ci dice che le tue palle ti ringrazieranno. Ma che meme! Nel kit ovviamente troviamo il rasoio, che tra l'altro può essere usato un po' per tutto, cioè per qualunque cosa. Ma soprattutto c'è la lucina LED che vi consente di tagliarvi qualunque tipo di pelo in maniera più precisa. E tra l'altro il kit lo trovate qua sotto in descrizione. Con questo codice riceverete il 20% di sconto in meno e la spedizione internazionale gratuita, già comprese due regali. Il rasoio è dotato della tecnologia Advanced Skin Safe, che vi consente di stare tranquilli dal punto di vista dei graffi, dei tagli, tutta quella roba di sangue, sbudellamenti, insomma. E poi, cosa figa, c'è anche il deodorante per le palle. Veramente, veramente, veramente molto buono. Il rasoio dispone di un motore potente a 7000 rpm e una batteria con una durata di 90 minuti. E tra l'altro avete anche la ricarica wireless sulla sua dock. E acquistando il pacchetto Perfect 3.0 riceverai il deodorante speciale. Quindi compra il pacchetto Perfect 3.0 per ottenere sia il rasoio più tutti questi componenti aggiuntivi. Oggi siamo qui in un unboxing molto particolare. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un mi piace, perché altrimenti domani vi svegliate in orizzontale. Così mi è stato detto di dire sul canale Viola, cioè di convincervi così. Avete fatto? Bella lì. Oggi siamo qui, siccome l'altra volta avevo promesso che a un tot di mi piace avremmo comprato sia le carte di Pokémon sia le carte di Yu-Gi-Oh! Ma prima di tutto quelle di Yu-Gi-Oh! Ho comprato da Wish, mi sono arrivate ragazzi al modico prezzo di gratis con la spedizione veloce. E ragazzi, non è uno scherzo, a sto giro mi sono davvero arrivati in una settimana, quindi sono contento. E ho comprato per il modico prezzo di gratis 10 euro di spedizione le 216 PSX Yu-Gi-Oh! Egyptian God Play Game Cards for Christmas. Allora, signori, queste sono 216 pezzi di carte di egiziane, di Yu-Gi-Oh! Insomma, le egiziane sono quelle probabilmente prima edizione, quelle costano un sacco. In particolare ho preso il mazzo del Mago Nero. Cioè dovrebbe essere il Mago Nero, mi ricordo. Tra l'altro io ci giocavo tantissimo da piccolino. Come vedete c'è un sacco di carte, 9 cm per 6 per 2,4 cm. Cioè ti dice precisamente come è fatto. La scatola cambia colore. Abbiamo il drago alato di Ra, il drago, il dio Osiride e l'obelisco tirano. Mi ricordo come si chiamava. Aspetta, super drago del cielo, il tormentatore, drago alato di Ra. Oh mio dio, ragazzi, io mi ricordo che avevo trovato da qualche parte, ce l'ho l'obelisco, questa roba qua ce l'avevo. Vabbè, comunque queste tre carte sono contenute dentro il nostro mazzo. Abbiamo tutto bello. Abbiamo anche il drago bianco occhi blu, ma quello vecchio tipo. Lo Skilled Wild Magician. La moglie, insomma, del drago nero. Un altro pacchetto. Abbiamo altre carte, come vedete. Abbiamo le carte che sono originali, almeno così sembrano. Abbiamo tutto questo pacchetto incredibile, pazzo, con un sacco di carte, vedete. Pieno davvero di carte della prima edizione, che vale un sacco. Vediamo le recensioni. Great Items, Derrick Young. Vediamo questo. Not too bad. Ma come? Il mazzo? Chad è stato rubato. Sacco di recensioni. Julian di Thor. Niente, una merda. Viene venduto da Adolf. Signori, allora, detto questo, vi ricordo che su Wish, per trovare queste offerte, vi do un trick. Allora, a parte che se volete potete utilizzare questo codice qui per finanziare questi video. Non so, se volete comprarvi una pistola, ad esempio, potete usare questo codice, così ci guadagno un centesimo che mi va direttamente nel carrello di Wish per shoppare altri tipo bambini di Wish, ovviamente. Comunque, sono le offerte lampo, così funziona Wish, non è una sponsorizzazione, magari lo fosse un giorno, spero che Wish mi paghi una volta per fare un video, ma così non è. Vabbè, ho sbloccato 20 chiavi, praticamente, quali sono tutte quelle...
tutte le schifezze, insomma, che potete trovare. Insomma, vabbè. Detto questo, mi è arrivato il pacco, che è questo qua. Allora, tolgo l'indirizzo. Cioè, allora, il pacco è così composto. Cioè, è fatto male, ragazzi. È tutto sbagliato. Perché io avevo comprato il mazzo, ma non mi è arrivato il mazzo. Porca tronza, che mi serviva il mazzo. Questo è uno scam, raga. Perché io ho comprato il mazzo, mi è arrivato due pacchetti. Scam, Wish, mi hai scammato totalmente. Tra l'altro ci sono ordini di 2 mesi fa che non mi sono mai arrivati. Signori di Wish, fatemeli arrivare per favore. Comunque mi è arrivato precisamente il pacco Blazing Vortex, che in realtà avevamo già aperto e avevamo già fatto vedere su Twitch. E poi un altro pacchetto, un altro Blazing qualcosa. Vabbè, vediamo cosa si c'era all'interno. Allora, questo è il pacchetto. E io vi dico, ragazzi, da collezionatore, collezionista, insomma, delle carte di Yu-Gi-Oh! Di quando ero piccolino, sembra anche abbastanza vero, no? C'ha un po' tutto, c'è vari codici, c'è addirittura il codice a barre, quindi vuol dire che viene venduto effettivamente da qualche punto del mondo. C'è anche tutta la descrizione, le robe, ti dice anche, non so se sia originale questa roba qua che c'è scritto qua dietro, c'è davvero di tutto. Apriamole. Allora, queste sono le carte. Allora, io vi dico subito che io non so se siano originali, o meglio, vi dico, quelli originali puzzano un po', no? Queste sanno proprio di carte di Yu-Gi-Oh! Tra l'altro, voi mi dovete dire, allora io mi ricordo che quelle tarocche, quelle che compravo al mercato, avevano questa scritta fatta così. In realtà le originali non hanno questa scritta fatta così, mi sembra. Aiutatemi, per favore. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo trovato. Io vi dico, a livello del materiale, il materiale sembra carta originale, ok? Non mi sembrano tarocche, però mi sa che la scritta è tarocca. Ma giriamole. Allora, prima carta, mi ha trovato il malefico drago bianco occhi blu, che non so se esista. Comunque già da qua lo noto che intanto è prima edizione fake. Vedete, la cosa della prima edizione è chiaramente fake. Ma soprattutto c'è un mini bug enorme qua, praticamente sembra sputacchiato. Cioè il cosino brillante che sta qua in basso a qua, da questo lato qua, è una cioè è sputacchiato dentro. Data Escape Gate Qinglong. Qinglong, perfetto. Poi abbiamo trovato il Dinamo Charge, il Sole, questa roba qua, una carta trappola. L'acrobatico Magician acrobatico, la Traptrix Hollow Merus, questa non so, non è una fusione, sono quelle nuove che di cui io giocavo, quelle di ero elementali, per farvi capire. Due fusioni, comunque carte della Madonna. Abbiamo trovato anche il First of the Dragon, il primo dei dragoni, pazzesco, con 2700-2000. E poi abbiamo trovato l'Igna, vabbè, insomma, questo trapanatore malefico, incredibile. Ma soprattutto, ragazzi, abbiamo trovato un sacco di roba potente, cioè un sacco di fusioni, cioè, vi farvi capire. Guardate i mostri che abbiamo trovato, sono tutti fortissimi, sono tutti, hanno un botto di stelline, devastanti, incredibili. Tutto questo per solo i 0 euro, abbiamo pagato solo la spedizione. Ma se queste carte le avevamo già viste, e vi dico che secondo me, c'è una cosa che non va, ragazzi. Come vedete, queste qua sono fatte così, a parte che è tutta decentrata, eccala, è tutta decentrata. Ma è completamente decentrata sta carta. Ma procediamo al prossimo pacchettino. Allora, questo è un pacchettino del Blazing Vortex, che va da 6 anni in più. Da 6 anni in su, apriamolo. Vediamo cosa abbiamo trovato. Cristante, giocatore della Roma. Questa è una... che cos'è? Questa è una carta rituale. Ragazzi, le carte tarocche non sono fatte così bene comunque. No, c'è un errore. Qualcuno di voi riesce a dirmi... Allora, vi metto la foto... Ma è originale questa roba o no? Abbiamo trovato la palla del drago di Ra. Il terribile. Un'altra carta trappola MVP. Una playing manager dello stato. Una trivella assai potente, 3000-2000. Un gladiatore romano. Un fenomeno. Raga, ma dove stanno le mie divinità, ragazzi? Scusate, eh. Mi era stato promesso da Wish delle divinità. Cioè, allora, ragazzi, ritorniamo al... Questo è il mio ordine, no? Nel mio ordine c'era tutta una scatola. Non mi è arrivata una scatola. Nel mio ordine c'era anche il drago alato di Ra con le scritte in cinese. Io del drago alato di Ra ho trovato solo questa palla. Questa palla qua. È uno scam, ragazzi. Allora, io ve lo dico, ragazzi. Sono carte fatte strabene.
A parte questa che è iper decentrata. Benissimo, allora su 14 carte, 10 sono tagliate male. Guardate come sono tagliate male. Allora, questa qua è tagliata male verso il lato basso e verso il lato alla mia sinistra. Questa è tagliata male verso il basso. Dopodiché, questa è tagliata male da quest'altro lato qua, totalmente. Chissà che mercato c'è dietro le carte di Yu-Gi-Oh! Tarocche. E con terribile disappunto, amici miei, io vi ricordo che il link per andarvi a shoppare il pacchetto Perfect 3.0 lo trovate qua sotto in descrizione. Vi ricordo che con questo codice riceverete il 20% di sconto più il free shipping internazionale. E vi ricordo che questo video era in collaborazione con Manscaped e non con Wish. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate la campanella per trasformare la cosa nella nugget e noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!